Valutiamo la lunghezza dei muscoli isquiocrurali, posizionando la persona supina, controllando che siano ben adesi i lombi e l'osso sacro, fissiamo la gamba controlaterale e portiamo la gamba ad esaminare in flessione d'anca con ginocchio esteso. Il raggiungimento degli 80 gradi di flessione d'anca rispetto al lettino determinerà un giudizio di lunghezza fisiologica dei muscoli isquiocrurali. Attenzione durante l'esecuzione del test ai movimenti accessori di antiversione e retroversione di bacino. Fissando l'altra gamba, portando la gamba in flessione, se avremo una antiversione di bacino associata alla flessione d'anca, potremo avere dei isquiocrurali apparentemente brevi ma invece di lunghezza fisiologica. In caso contrario, con una retroversione di bacino, potremmo avere degli isquiocrurali apparentemente di lunghezza fisiologica, ma in realtà brevi. Valutiamo ora la forza dei muscoli isquiocrurali posizionando la persona prona sul lettino. Gli chiediamo una flessione di ginocchio, il mantenimento della posizione e l'esecuzione del movimento contro gravità ne conferisce un grado di giudizio 3. L'applicazione di una forza in direzione dell'estensione di ginocchio e il mantenimento della posizione garantisce un giudizio 4, mentre l'applicazione di un'ulteriore resistenza posta dall'operatore un giudizio di grado 5. Valuteremo la forza in modo selettivo del muscolo bicipite femorale e dei muscoli semitendinoso e semimembranoso. Eseguendo lo stesso test di forza extra-rotando la tibia e ponendo la resistenza in direzione dell'estensione del ginocchio, valuteremo selettivamente il muscolo bicipite femorale. Viceversa, intra-rotando la tibia ed eseguendo il medesimo test, valuteremo la forza dei muscoli semitendinoso e semimembranoso.